Un saluto a Radioblog a tutti gli ascoltatori, sono Jenny Sullazzi. Io ho scritto Appeso a una nuvola, è il mio secondo libro, è una raccolta di racconti, il primo era una raccolta di poesie. E per descriverlo mi ci vorrebbe veramente tanto tempo, che in questo momento non ho, però sono ugualmente contenta di dirvi che sono racconti, sono tanti racconti quelli qui contenuti, sono di genere molto diverso tra di loro, quindi non vi posso dire che c'è un tema uniforme. L'unica cosa che li accomuna è l'emozione, perché in ogni racconto c'è un'emozione diversa ed è un'emozione che porta in luoghi completamente differenti tra di loro. Quindi, giusto per farvi un esempio, vi dico che si passa dal fondo di una cella frigorifera ad una nuvola. Chi parla a volte è un pesce, a volte un cane, a volte sono esseri umani, molto spesso sono io, perché chiaramente dopo, dietro ogni racconto c'è sempre l'autore, al di là del fatto che molto spesso si neghi, diciamo, l'autobiografia, però ovviamente non si possono dire delle cose che non abbiamo sentito o che non ci appartengono o che almeno non abbiamo provato ad immaginare. Sono molto legata ad un racconto che poi un po' ha dato il titolo ad Appesa ad una nuvola. Questo racconto è PA2003 e PA2003 è la targa di una nuvola. La nuvola è intesa come mezzo di trasporto, il mio mezzo di trasporto preferito per uscire dalle situazioni più difficili, il mio mezzo di trasporto che mi porta in cielo e che mi fa pensare e vivere cose diverse, che molto spesso mi fa anche scrivere. E ringrazio tanto Radioblog che mi ha dato questa opportunità di raccontarvi del mio libro, di parlare con voi e spero che vogliate provare a leggerlo. Secondo me ne vale la pena, ma ovviamente il mio parere non è un parere disinteressato. Grazie a tutti, un saluto.